Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire l'effigie rovinosa, fucile laser esotico aggiunto con la relativa quest negli scorsi giorni. La prima cosa da dire riguardo questo fucile è che è sicuramente un'innovazione, dato che il suo perk introduce una meccanica completamente nuova all'interno del gioco. Infatti il perk esotico di quest'arma ci permetterà di trasformare i nemici uccisi in sfere di trasmutazione, ovvero delle sfere da vuoto, che potranno essere impugnate e utilizzate in tre modi diversi. Una volta raccolta la sfera avremo disponibili tre diversi attacchi, quello leggero, quello pesante e l'attacco a bolla. Per quanto riguarda i primi due, questi sono i soliti attacchi che abbiamo disponibili con una semplice pallina che raccoglieremo nel mondo di gioco, mentre la bolla è decisamente più interessante, dato che premendo il tasto della parata, la sfera genererà appunto una bolla intorno a noi che farà danno nel tempo ai nemici al suo interno. Come ho già detto, quindi la meccanica che viene introdotta con quest'arma è sicuramente nuova e a mio parere molto ma molto divertente. Andando quindi a parlare dell'applicazione migliore che possiamo fare di quest'arma, sicuramente dobbiamo dedicarci al PvE. Qui infatti l'arma è parecchio buona contro i mini boss, e soprattutto le palline possono essere utilizzate sia per pulizia, magari utilizzando l'attacco della bolla, o addirittura contro altri mini boss che verranno shottati con l'attacco pesante. Tuttavia l'utilità dell'arma in PvE non si limita qui. Infatti completando il catalizzatore dell'arma aggiungeremo un ulteriore perk. Il prodigio di quest'arma infatti ci permetterà di ricevere un buff nei confronti dei nemici che avranno preso danno da una sfera di trasmutazione. Questo cosa significa? Che se uno qualunque dei nostri alleati hitterà il nemico con la pallina, il fucile laser riceverà un piccolo buff, limitato solamente a quest'arma, ma che tuttavia non dà un grande vantaggio. Abbiamo fatto i nostri soliti test a calli e abbiamo visto che il danno in testa senza buff è di 1499, mentre con il buff questo diventa di 1900 e passa. Di conseguenza è facile intuire come questo buff aumenti il danno di una percentuale addirittura inferiore al 50%. Che comunque rispetto a un danno della pozza o di una bolla è sicuramente molto di meno. Tuttavia c'è anche l'idea che questo aumento del danno sarà staccabile nei confronti degli altri buff, quindi potrà essere sommato a pozza, bolla e freccia. Andando a parlare invece dell'arma in PvP, sicuramente qui è veramente ma veramente molto divertente. Di per sé l'arma è un ottimo fucile laser, ma vi assicuro che quando raccoglierete le palline il divertimento sarà assicurato. Questa meccanica non rende assolutamente l'arma OP in crogiolo, dato che comunque i danni non sono esagerati. Come al solito abbiamo fatto qualche test e abbiamo visto che il danno in testa dal laser è di 17, mentre quello al corpo è di 13. Mentre la pallina farà un danno di 150 per gli attacchi leggeri, di 300 per quello pesante e di 10 al secondo per l'attacco della bolla, il che rende quest'ultima praticamente inutile in crogiolo. Tuttavia, se volete andare in giro picchiando gente con la pallina, vi basteranno semplicemente due colpi, il che non è decisamente male. Inoltre abbiamo anche provato la pallina contro le super e abbiamo visto che un attacco pesante non è sufficiente a shottarle. Di conseguenza dovremmo incontrarne uno già hittata oppure fargli un po' di danno prima se vogliamo ucciderla proprio con questa pallina. In generale l'arma rispetta le caratteristiche di un fucile laser, ha quindi una cadenza di 1000 proiettili al minuto, un impatto basso e un rinculo anch'esso basso. Per quanto riguarda la velocità di carica, questa rientra nella media, la gittata è leggermente più bassa rispetto agli altri laser, mentre il caricatore è di 94 colpi. Quindi ragazzi, io spero che il video sia stato utile, se così è stato lasciate like, commentate e condividetelo, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.